Oh, hai rotto, te lo giuro, frate. E non mi toccare, zio, che mi dà fastidio. Oh, zio, no, non mi devi toccare. Ti ho visto dallo specchio la grande, pensavi. È furbo, Giorgio. Dai, un bacino sui capelli. Mi chiamo Gabriele Vagnato. Spesso mi perdo in un bicchiere. E questo è il mio social network. Tanti pensano che diventare famosi sui social ti aiuti ad arrivare in televisione, ma a volte è il contrario. La prova è... Ciao Giorgio, 18 anni, ho 608.000 follower su Instagram e su TikTok 1.200.000. Famoso al grande pubblico per aver partecipato ai reality... Il collegio della Casera. E da quando è una star del web si definisce... Folle o il picche dei social. Da cosa è nato il picche? Il picche è nato da... ho dato il palo a due o tre ragazze e... Essendo l'unico picche dei social, chissà quante ragazze avrà fatto innamorare. Mi stai chiedendo una cosa che non sono abituato a dire, però ho già detto nelle live, facciamo un numero a tre cifre. Ma tu ti reputi bello? Abbastanza, sono stra-egocentrico, quindi posso dire di sì. In che modo tu fai TikTok? Sai la cosa del piercing alla lingua, che c'è stata una discussione su, perché facevo tutti i lip-sync facendo... Ma chissà quanto guadagnerà al mese con questi incredibili video il folle e picche Giorgio Ciupilan. Vagamente 2, 3, 4, dipende da... 3-4 euro? Sì, 3-4. Ah, non 3-4 mila euro. Vabbè, chissà quali saranno i suoi prossimi progetti. Sono fare altri reality. E che reality? Oh, l'isola, il grande fratello. Volevo imparare dal maestro come fare i follower sui social. Tu potresti insegnarmelo? 10 anni sì, dai. Mi mostri quanti follower hai adesso e poi a fine giornata mi mostri quanti ne hai guadagnati. 1.249.178. Il giusto per me. Su Instagram mi fai vedere quanti follower hai? No, meglio di no. Perché? Perché diciamo che Instagram è Instagram. Dopo aver capito che Instagram è Instagram, Giorgio ci tiene a farci vedere un oggetto incredibile. È la mia macchina. L'hai pagata questa macchina? Diciamo di sì. Allora andiamo a fare le unghie con Giorgio Ciupilan. Andiamo. Il folle. Il folle. Oh, 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 piano, piano, Ma perché corri con la macchina? Siamo a fare benzina che pagherà Gabriele Vagnato. Come? Ma perché? Perché il nostro Giorgio Ciupilan è povero. Hai bisogno che te lo paghi io? Sì, ovvio. Ma lei lo conosce Giorgio Ciupilan? Non ti conosce Giorgio? Ho quasi 60 anni. Ma una storia gliela puoi... Secondo te se gli fai una storia ti fai il pieno? Le ho provate tutte pur di non pagare, ma purtroppo il benzinaio era una delle pochissime persone a non conoscere il folle, ma soprattutto picche Giorgio Ciupilan. E quindi... Facciamo 15 euro. Arrivederci, grazie. Se questo è il prezzo da pagare per fare un video col grande Giorgio Ciupilan, io sarei disposto a farti anche 40-50 euro di benzina. Dato che Giorgio è una persona davvero di cuore, decide di farmi un gran favore. Visto che non vogliamo far pagare Gabriele, facciamo una collaborazione. Mi devo fare le unghie colorate. Ok, va bene. Ma facciamo collaborazioni, faccio il prima e dopo con 3 o 4 storie il video TikTok, va bene? Va benissimo, grazie. Dai. Gentilissimo. Quindi sei uno... che va controcorrente. Bravo. Ti spiego che ad esempio il cappello bianco col cuore in testa dietro non l'ha mai fatto nessuno. Allora a me piace fare quello che non hanno mai fatto. Conosci influencer con il cuore dietro la testa e i capelli bianchi? E io mi chiederei anche il perché non l'abbia mai fatto nessuno, no? Dopo essere arrivati e aver salutato i proprietari del negozio, manco buongiorno ha detto. L'hai salutato? Buondì. Incontriamo la fortunata che decorerà le unghie del folle George. Ma lo racconterai in giro che hai fatto le unghie al famosissimo Giorgio Ciupilan? I miei amici me lo chiedono. Vabbè, anche l'altra volta gliel'ho detto, dai, sì. Vuoi lanciare un messaggio anche a chi ti ascolta e magari ti critica perché tu curi il tuo fisico? È stato ribadito talmente tante volte che adesso è iniziando a diventare una cosa normale che anche il maschio si curi. E che crema usi? Crema per il corpo, per la pelle, per le mani, per la faccia, dipende. Quanto spendi per curare il tuo corpo? Al mese 300-400 euro.
Sono l'impero della bellezza e stiamo facendo una cosa veramente, veramente folle. Ma perché mia madre mi deve chiamare adesso? Mamma! Allora ragazzi, non avete idea dove siamo? Siamo all'impero della bellezza con Gabriele Vagnato che sta facendo un video, ragazzi. A posto, finito. Ci stanno? Eh sì! Sono bellissime. Quelle come quelle che le sta facendo Giorgio sono 25. Dopo aver fatto le storie in cambio delle originalissime unghie da 25 euro, torniamo a casa dove ho l'onore di ricevere un pasto cucinato dal folle George. Riso in bianco con formaggio e olio. Nella giornata impegnativa di George, una cosa che sicuramente non può mancare è l'allenamento. Oh, fai il serio che mi infastidisco, ma veramente? Senti, George. Ascolta. No. Dai, ti posso toccare i capelli di George? Ti do un bacino. Ti do un bacino sui capelli. Devi fare il serio. Dai, un bacino sui capelli. Senti, George. No, che ho fatto il capezzolo due giorni. Cioè. Ecco, senti, i cattivi su internet potrebbero dire che tu litighi spesso con tutti. Vero, vero. Ma è vera questa cosa? Sì, sì, concordo. Nei reality litighi tantissimo. Sì. Ma lo fai un po' per finta? Oppure, cioè, te la prendi davvero? Se litigo veramente. Facciamo una cosa. Aspetta, litighiamo per finta, così sto video spacca. Ma mi stai prendendo in giro? Sei una bestia. Mi stai prendendo per il culo? Sì. Oh, no, non scherzare con me. Mi stai sul cazzo. Come? Mi stai sul cazzo. No. Guarda che ho fatto Kung Fu da piccolo. Sì, Kung Fu Panda, vai. Dai, litighiamo. Sì. Ah, per fortuna ci hanno divisi. Questa funziona poi. Questa qua la tagliamo. Nonostante questa vera litigata, io e Giorgia abbiamo fatto pace. E dopo la pace, si sa, ci sono sempre i TikTok. Uno. Hai fatto un po' troppo zoom. Ah, un po' troppo zoom? Sì. Però lo salviamo questo e riproviamo a farne un altro. Ne facciamo un altro. Vabbè, sono le difficoltà del mestiere. Salgo io, poi sali pure tu. Com'è il movimento con la bocca? La sai la canzone almeno? Sì. No. Se non la sai, fai solo. Ok. Adesso potremmo anche andare a farci un aperitivo. Finito di lavorare? Ho fatto 4 TikTok, sono già tanti. Ah, dopo la pubblicazione del primo TikTok, vediamo quanti follower hai. Adesso ne hai 1.249.295. E sono più di prima? Sì. E su Instagram? Sono uguali. Non è che li perdi i follower? No, c'è dei momenti che ne perdo, ovvio. Ci sono momenti in cui perdi i follower, ma tipo adesso? No, adesso sì. Adesso sì. È sfigato che te l'ho detto, va? Sei uno sfigato. Svelato il segreto dei follower su Instagram e dopo una dura giornata, il primo momento di svago. No, andiamo a fare aperitivo. Posso portare qualcuno? Puoi portare chi vuoi, certo. Ma è gente famosa quella che porti? Ma che domande faccio? Certo che Giorgio Ciupilan ha solo amici famosi, Samara, Jacqueline e Gianluca. Siete felici di andare a fare l'aperitivo con Giorgio Ciupilan? No, con il grande Giorgio Ciupilan. Posso vomitare? No! Perché vomitare? Adesso vedrai. Perché è bravissimo a guidare. Se dovessi insegnare a qualcuno come si fa un reality, alla Giorgio Ciupilan. La prima domanda che mi piace, cosa gli direi se dovrebbe fare un reality? Allora, smistare il gruppo, far casino. Sì. E basta. Basta. E non mi toccare, zio, che mi dà fastidio. Ti dà fastidio se ti tocco? Sì. Se dovrebbe fare un reality, adesso sono a conoscenza dei suoi preziosissimi consigli che porto con me anche all'aperitivo. Io noto che hai una camminata un po' particolare, questo fa parte del tuo stile. Ovvio. Ma il cuore rappresenta qualcosa per te? In questo momento... Non c'entro io adesso. Io adesso non c'entro niente.
Ti piace un po' Samara? No, non ti posso rispondere. Se dovessi descrivere Giorgio Jubilant in una frase, come lo descriveresti? Non si può descrivere Giorgio Jubilant in una frase. È poco. È troppo poco una frase. Ma reputi Giorgio Jubilant uno originale? Sì, lo reputo originale. Perché? È perché basta che lo guardi e lo distingui dalla massa. Forse un'altra ragazza si è innamorata del folle o il picche dei social. Che grazie ai suoi capelli originali, alla sua macchina originale, le sue unghie originali, ha conquistato tutti. E nel mentre ci saluta accanto al suo prossimo due di picche, ci chiediamo quale sarà la prossima mossa originale a farlo diventare ancora più famoso. Lui è Giorgio Jubilant. Giorgio Jubilant.